Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul mio canale. Questo è un video su un make-up che voglio realizzare, che è il Cut Crease, praticamente una tecnica di make-up, però adesso partiamo subito con l'applicazione, subito col farlo, perché non è che lo faccio spesso, anzi l'ho fatto solo due o tre volte, non lo faccio quasi mai. Nel frattempo vado ad applicare la mia base per l'ombretto. Nel frattempo che chiacchieriamo, volevo dire una cosa, ma mi spiace tanto che praticamente sono arrivata ai 1000 passa iscritti. Ogni tanto scendo tanto di iscritti, cioè ero a 1071 e di botto mi sono trovata a 1063. Non capisco il motivo, cioè come mai la gente si iscrive e poi si disiscrive così, cioè se uno si iscrive penso perché comunque gli piace il canale e poi tutto d'un tratto uno si trova a non avere più quegli 8-10 iscritti e non capisco il motivo. Fatemi sapere nei commenti chi ha il canale YouTube sotto se anche a voi succede. Comunque vado avanti, siccome che lo volevo fare sui toni del viola, perché mi piace il viola, vado a prendere questa matita di Kiko che è un po' dura, quindi è leggermente più difficile da sfumare, ma è giusto che, cioè, penso che sia giusto che sia così. Questa è la Glamours e i pencil, non so ancora se, cioè non so se c'è ancora la 406. Vado ad applicare la mia riga di matita proprio qua nella piega proprio dell'occhio. Io l'ho fatto solo una volta questa tecnica di il cut crease, praticamente. Non l'ho mai fatta. Quindi è un video anche un po' tipo, no, esperimento, però non l'ho mai fatto. L'ho fatto ben poche volte. Poi vado a prendere un pennellino a lingua di gatto, molto piccolo, con le setole un pochino dure e vado a sfumare leggermente la mia matita, ma leggermente, eh? E vado a portare la riga del cut crease verso l'esterno. Vedete? Non vado troppo a sfumarla, mi fermo qui. Mi fermo qui. Vado a prendere la palette di Mulac. Come una piccia non ho preso il pennello da sfumatura. Ho preso un pennello da sfumatura di Kiko Azzozzo. E vado a prendere questo viola molto intenso della palette di Mulac, la Vibers, Good Vibers, una roba del genere. E vado a prendere il viola e lo vado ad applicare sopra la mia riga, sopra la riga che ho fatto. Lo porto un po' verso l'alto, vado a sfumare un po' verso l'alto. Vedete? Sempre con questo pennello vado a prendere sempre un colore leggermente più chiaro, questo qua. Lo vado a prendere e lo vado a sfumare per dare un po' più di sfumatura, sempre un po' con il viola appena appena, per dare quell'effetto un po' sfumato. Così. Non è finita. Prendiamo un paint pot. Io vado a prendere questo paint pot di MAC, che è il Soft Ocre, e vado a prendere un pennello sempre a lingua di gatto, però un po' più grosso, e vado a prendere questo color carne con questo pennello e lo vado ad applicare senza andare a toccare l'ombretto.
È un po' un lavoro di precisione, diciamoci la verità. Chiudo il paint pot di MAC. Anzi, facciamo così. Andiamo ad applicare un... Però non vorrei, perché essendo chiaro, essendo comunque un colore viola, lo lascerei così, senza andare ad applicare nessun altro colore, ma andrei ad applicare direttamente l'eyeliner. Questo è il tattoo liner di Kat Von D in penna, eh? Un make-up tra virgolette molto semplice, non è molto lavorato. Questo eyeliner sta finendo. Ragazze, cosa ve ne pare? Vi piace? Finito di mettere l'eyeliner, vado a prendere il mio matitone illuminante. Questo è solo dedicato al cut crease, non andrò a fare base né niente per farvi vedere come faccio io a fare il cut crease. E lo faccio veramente pochissimo. Vediamo, con un pennello molto piccolo. Tipo questo, vado a stendere il matitone di Kiko. Ok, poi con la matita di Kiko sempre vado a portare ancora un po' di prodotto verso esterno, così per intensificare appena appena a piccoli tocchi, per non dare proprio una riga netta alla matita, che poi con questo pennello lingua di gatto abbastanza duretto vado a sfumare di modo che il risultato sia migliore. Questo, ragazze, è il mio cut crease che non faccio mai, poco e niente, che poi sinceramente è molto carino da vedere, eh? Potrei farlo un po' più spesso e non vado a fare la base. Lo faccio dall'altra, quindi vado a riprendere la matita, vado a metterla nella piega e esco così. Un occhio mi viene sempre peggio dell'altro, eh. Con questo vado a sfumare. È meglio farlo subito la sfumatura perché, ragazze, con le matite non si sa mai come possono venire, perché alcune matite si seccano subito, quindi è sempre meglio. È sempre meglio stare
sfumarle velocemente. Poi man mano lo si aggiusta. Quindi adesso vado a prendere con il pennello da sfumatura sempre lo stesso viola scuro che ho preso dalla palette Good Vibes di questo, scusate, di Mulac, e vado a sfumare il viola. Ok, poi vado a prendere sempre il colore chiaro, questo, e lo sfumo solo in alto. Ok, poi dopo sistemiamo, Vado a prendere sempre il Paint Pot di MAC. Scusate il mio silenzio, ma io quando mi trucco io è come se mi concentrassi, non so neanche come spiegarmi. Mi concentro, quindi non riesco a esprimermi. Perché se un lavoro lo voglio far bene, allora, innanzitutto ho sbagliato una cosa perché l'ho fatto più alto, cioè l'ho fatto che guarda più verso l'alto. Adesso con la matita, piccoli tocchi, vado a sistemare. E sempre col pennellino piccolino vado a sfumare. La nostra riga di eyeliner. E qui ci fu un silenzio assurdo. Prendiamo il matitone Kiko. Sempre con il pennellino piccolo.
questa parte mi è uscita è un po' più maluccio. Ma noi la sistemiamo. Ricordatevi che io non sono una make-up artist, eh? È importante che voi ve lo ricordiate. Questo è il mio Cat Crazy. Il mio Cat Crazy. Poi, siccome che le sopracciglia si sono un po' sbiancate, prendo questo di Maybelline e vado a Filler Fiber o Fiber Filler, che aiuta un po' le sopracciglia sfigatelle come le mie a pettinarsi, a dare colore e dentro le fibre che appunto fanno un po' più di volume, ma boh, dovrei sistemarle un pochino. Quindi poi finiamo con un bel mascara. Uso quello di Essence, Lay Love Extreme. Secondo me quello nero è il migliore in assoluto di Essence come mascara. Ecco, chissà, ma io non lo capisco, sta storia. Poi io direi però, visto che comunque è un bel make-up, è riuscito molto bene, sinceramente, non lasciamolo, cioè finiamolo, andiamo avanti. Quindi andiamo ad applicare una matita nera all'interno dell'occhio, vado ad usare l'Extreme Lasting 16 ore di Essence, vado ad applicarla nera, la porto anche sopra l'occhio. Ok, poi prendo con sempre il pennellino piccolino a lingua di gatto questo, il viola, sempre questo viola, lo prendo con il pennellino e lo vado a portare sotto, molto attaccato alle ciglia. Infatti vado ad usare un pennellino piccolo, un po' più da precisione. Più è piccolo e avrà le setole tra virgolette compatte, più sarà un po' più da precisione. Ok. Mi sono sporcata col mascara, ma perché io mi sporco sempre col mascara? Anche voi vi sporcate sempre col mascara? Fatemi sapere nei commenti, perché io ogni volta che uso il mascara, ogni volta io mi devo sporcare. Se non mi sporco non sono felice. Perché se non mi sporco non sono felice?
Sono matta. Stasera sono matta. Vado a prendere sempre l'Elo Extreme. Faccio ancora una passata di mascara. Oh, ragazze, però adesso vi dico il bello, non devo mica uscire. Ho fatto il video con il Cat Craze per farvelo vedere come faccio io, ma dopo mi strucco. Metto un po' di mascara anche sotto. Questo è un po' uno scovolino grosso, per applicare il mascara sotto. Vado di punta. Eccolo qui, ragazze. Questo è il Cat Crease viola che ho deciso di fare per voi questa sera. Spero che il video vi possa essere stato utile, vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. E niente, ragazze, fatemi sapere se vi piace. Lasciate giù sotto nei commenti tutto quello che volete. Cioè, nel senso, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, non fatevi problemi, perché tanto vabbè, io ve l'ho sempre detto, non sono una make-up artist, mi piace truccarmi, mi piace fare video per voi, per me, perché è un passatempo. E niente, ragazze, spero che comunque vi piaccia. Vi mando un grosso bacio. E mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi, di attivare la campanella e così sarete tra i primi a vedere i miei prossimi video. E mi raccomando, soprattutto condividete il video. Ciao ragazze!